Oggi è la prima giornata di raccolta firme per salvare la caserma dei Carabinieri. Come è andata? Sta andando benissimo, la città sta rispondendo in maniera eccellente, si sente un problema di sicurezza, ma le devo confidare che l'arma dei Carabinieri è molto amata e le persone si fermano volentieri a firmare. Veramente. Questo è solo l'inizio, tra l'altro, perché sarà possibile firmare anche in altri luoghi. Sì, questo sarà solamente l'inizio, perché poi i moduli si potranno trovare anche nei vari locali pubblici della città di Bassano del Grappa. Le persone dovranno solamente avere la carta d'identità con sé, il loro nome e cognome, e aderire all'iniziativa che è per salvare la caserma dei Carabinieri di Bassano del Grappa. Poche ore hanno firmato 700 persone, firmano tutti sostanzialmente. Sì, firmano tutti, è veramente una soddisfazione incredibile. Le persone sono veramente, quando i problemi sono seri e sono sentiti, le persone sono veramente coraggiose. In questo momento per l'arma dei Carabinieri trovo un amore veramente molto forte.